Ma allora, io francamente non riesco a capirlo, perché il comitato No Grandi Navi si impegnava e voleva che le grandi navi arrivassero a Venezia, ma non facessero quel giro, non passassero davanti a Palazzo Ducale, San Giorgio, e la punta della dogana per arrivare al porto. Quindi volevano solo che facessero un altro giro, perché il problema era che dicevano che i posti di lavoro sarebbero calati se andavano via. E quindi non si capisce bene cosa hanno deciso. Al momento pare che vadano a Trieste, ma però non è sicuro. E probabilmente questa situazione delle navi è perché decidono, non decidono i veneziani, decidono a Roma. E tutto lì, invece dovrebbero essere i veneziani a decidere. E quindi io quando ho fatto le foto ne passavano 12 al giorno, 6 in entrata e 6 in uscita. Quindi oltre a me ha colpito l'inquinamento visivo, perché da fotografo era l'inquinamento, però c'erano tutti gli altri inquinamenti che erano forse anche peggio dell'inquinamento atmosferico, perché le grandi navi consumano un tipo di gasolio ben peggio delle automobili. L'inquinamento del fondale, il fondale di sabbia e si spostamenti, e poi il pericolo che se succedeva una qualche disastro come a Genova, che è stata abbattuta la torre del porto, a Genova la rifaranno perché era una costruzione moderna, ma se va a sbattere a San Giorgio si può ricostruire, ma era la ricostruzione, non era più l'originale. Perché io ho fatto 8 libri su Venezia e erano la Venezia dei veneziani quando eravamo 140.000. Adesso sono 45.000, quindi sono più i turisti che i veneziani. Le racconto una cosa che forse non le interessa, però. Io a Camogli ho un piccolo giardinetto, al contrario di Salgado, che ha piantato 10.000 alberi, ne ho piantati 25. Se tutti quelli che hanno un giardinetto piccolo piantassero 25-30 alberi, cambierebbe la situazione, non cambierebbe la situazione, ma migliorerebbe la situazione. Auguro che vi piaccia questo mio documentario e che anche voi non restiate passivi, ma attivi nel migliorare la situazione.